Sì, buon pomeriggio Carmine, in diretta dall'appoggio degli Ulivi, dove tra mezz'ora riprenderà la preparazione della Pescara in vista del posticipo di lunedì prossimo, fischio d'inizio ore 21 al Bentegodi contro il Verona. Vi diamo un aggiornamento di quelle che sono un po' le condizioni della formazione della squadra del tecnico Pillon, perché a Verona saranno sicuramente assenti ancora Canutè, Campagnaro, Fiorillo. Abbiamo visto passare poco fa Melegoni, andatura ancora claudicante, ma il ragazzo sta meglio, quindi potrebbe essere a disposizione per la partita dopo Natale contro il Venezia di Walter Zenga. Di sicuro, come già detto più volte, salterà la sfida di Verona. Gli altri giocatori al momento stanno bene, la squadra in salute dopo la vittoria per 2-0 contro il Carpi. Nell'anticipo il Verona è rigenerato dal successo esterno nel posticipo invece contro il Benevento. Sulla trasferta di Verona abbiamo preparato un po' di numeri con il nostro Massimo Profeta, una partita molto sentita dalla piazza. Allora ci andiamo ad ascoltare un po' di curiosità relative a questa partita contro il Verona. Ascoltiamolo insieme. Sei vittorie, un pareggio e un KO col Cittadella all'Adriatico per un totale di 19 punti, bilancio a dir poco invidiabile. Non proprio in linea invece il trend esterno, 7 punti in altrettanti incontri disputati lontano dal pubblico amico, 4 pareggi, una vittoria alla Spezia lo scorso 19 ottobre e 2 sconfitte a Palermo e a Perugia. Lunedì prossimo posticipo della 16ª giornata, un'altra sfida attesissima dalla tifoseria, Verona, stadio Marco Antonio Bentegodi, espugnato in una sola circostanza. 27 agosto 2011, prima giornata di una Serie B conclusa in gloria dal Pescara di Zeman. Gol di Ciro Immobile, autorete di Ceccarelli, nel finale lo stesso difensore scaligero accorcia le distanze. Nei 20 confronti precedenti 14 sconfitte e appena 6 pareggi. Curiosità, paradossalmente un Verona di pescaresi ed ex calciatori biancazzurri. L'allenatore Fabio Grosso, il DS Tony D'Amico, il responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta, che in maglia biancazzurra realizzò il suo primo gol in B proprio a Verona di testa nelle immagini febbraio 1995, Antonino Ragusa e il più fresco degli ex Alessandro Crescenzi.